ci hanno insegnato che l'alleggerimento di una scarpa da running necessariamente porta a una minore protezione, ma con il lancio delle Saucony Ride 15 in realtà questa cosa non è così vera, e per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 249 grammi, se avete capito bene, che è diminuita significativamente rispetto al modello precedente, sempre drop 8, 35 mm nel tallone, 27 mm nell'avampiede. La scarpa si è alzata di 3 mm rispetto alla versione precedente, e questa cosa ha permesso a noi podisti amatori di avere una maggiore protezione, ma al tempo stesso di mantenere le caratteristiche che hanno reso questa scarpa unica e famosa sul mercato mondiale. Qualche giorno fa ho partecipato, grazie a Saucony, al lancio italiano. Tra l'altro il giorno successivo poi è stata annunciata la trimestrale a Wall Street, che ha visto l'azienda americana indicare una forte crescita delle vendite, più 57% rispetto all'anno precedente. Direi che anche in Italia sta prendendo sempre più piede. Comunque questa scarpa, che ho testato ma veramente molto poco a causa del mio problema fisico, ho potuto correre solo poco, lentamente e soprattutto di tallone, ho apprezzato davvero lo spazio importante nell'avampiede, ancora più spaziosa secondo me rispetto alle Kinvara 13 che ho amato profondamente e che ho utilizzato prima dell'infortunio. Ho anche amato la nuova tomaia, che pur essendo con un doppio strato è davvero molto traspirante. Una delle cose che ho apprezzato di questa scarpa, a parte la tomaia, è sicuramente i lacci piatti, la linguetta paffuta al punto giusto, la presenza di una struttura soffietto, anche un tallone bloccato e inoltre il logo termosaldato di Saucony, che vi consente di mantenere il piede super bloccato. L'intersuola è rimasta in Power Run, ma in realtà questa intersuola è molto più morbida perché la mescola è stata ammorbidita rispetto al modello precedente, anche se comunque il comportamento distintivo di questa tipologia di scarpa non è cambiato. Ho pure amato la soletta di 7 mm in Power Run Plus, che comunque secondo me consente una mediazione importante nel comportamento nella corsa. Poi ho apprezzato infine il battistrada che ha un solco asimmetrico al suo interno. Ricordiamo i 35 mm di altezza dal suolo, il solco asimmetrico permette a noi podisti amatori, soprattutto a quelli che appoggiano il tallone, di smorzare effettivamente le forze, ma questa scarpa non soltanto è adatta a chi volesse iniziare a correre, ma anche a coloro i quali avessero un appoggio particolarmente efficace. Lo spazio nell'avampiede, oltre alla transizione perfetta della scarpa stessa, vi consentirà di correre tutte le distanze a tutte le velocità. Tra l'altro sarebbe davvero geniale se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Vorremmo poter informare tutti i podisti amatori, e in effetti questo è l'obiettivo del canale. All'evento Saucony ho partecipato col mio amico e prodepodista Andrea e con altri influencer e atleti italiani. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno aiutato a preparare questa recensione. Io lascio la parola comunque ad Andrea. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale. Nei prossimi giorni farò ulteriori recensioni di Saucony. Per ora però vado a bermi un coffee e nei prossimi giorni riprenderò sicuramente a correre. Ciao! Andrea, siamo finalmente giunti alla recensione delle Ride 15. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma prima te le lancio. Ciao Max, dai, sei lontano, vediamo se ci arrivi. Ma hai cambiato gli occhiali? Sì, ne è uscito un modello più zarro ed era giusto prenderlo. Ok, dai, ne ho due. Te la tiro, vai, vai. Ok, sì, vabbè, era impossibile da prendere. Purtroppo non hai ancora imparato a giocare a basket. No, sì. Sei te che le lanci malissimo. E quindi Andrea, cosa ne pensi di queste Ride 15? Intanto direi che hanno fatto delle migliorie rispetto alla 14, molte migliorie rispetto alla 14. Sicuramente più schiuma ovunque, praticamente sia nel tallone che nell'avampiede. Hanno modificato un po' il battistrada e l'intagliatura, che avevamo detto l'altra volta, ci eravamo chiesti perché era fatta così, ce l'hanno spiegato. Nella tomaia hanno aggiunto questo nastrino qua per serrarle al meglio. Hanno messo la soletta in Power Run Plus. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Ma ecco, rispetto al modello precedente è una scarpa che amplia il suo raggio di utilizzo, perché sicuramente la possono usare atleti un pochino più pesanti in quanto c'è più protezione,
e la possono usare atleti un pochino più veloci, perché comunque sono più veloci delle 14, diciamo. Per quali distanze le utilizzeresti? Sicuramente una scarpa daily trainer, quindi per le corse di tutti i giorni. È una scarpa che io azzarderei, anzi ho già anche azzardato per delle corse variate come dei fartlek o come salite o allenamenti comunque non troppo spinti. Invece sono scarpe che sono diminuite di peso, a livello di ritmi, per quali ritmi le consiglieresti? Ho fatto una mia idea, secondo me sono perfette dai 4,45 ai 3,45, diciamo, come se voglio essere abbastanza, diciamo, preciso. 4,45 perché comunque è un buon ritmo per fare il lento e la scarpa risponde bene, 3,45 perché comunque incomincia ad essere un limite per la scarpa, sotto diventa un pochino più difficile da usare. A livello di peso del podista amatore, fino a che peso le suggeriresti? Ho detto 4,45 di media, stavo pensando comunque ad atleti relativamente leggeri, diciamo che è una scarpa per atleti anche un pochino più pesanti, tipo 75-80 kg, che vanno anche a 5-5-15, perché comunque ce n'è di schiuma, ho solamente il dubbio che possano durare un po' di meno, tipo sui 600 km per queste persone. E per quello che riguarda la tomaia, cosa ne pensi? Devo dire che l'ho testata col caldo, con il caldo pazzesco di questi ultimi periodi, non mi ha dato particolari problemi, non sono arrivato a casa con i piedi fracichi, quindi direi che va benissimo. Sì, è un pochino più pesante rispetto ad altre tomaie, ma niente di così eclatante. Una delle novità legata all'accetto laterale, hanno chiesto in molti se qual è la probabilità che questo laccetto si rompesse, cosa ne pensi? Allora, diciamo sì che è più facile che si rompa il laccio delle stringhe passandoli, tagliandosi, che rompersi questo. È molto, molto resistente, praticamente parte dall'inizio qua dell'intersuola, tipo il flywire, serve per serrare bene la zona del collo in alto del piede, così si può evitare di fare quell'occhiello che si faceva nel doppio buco dietro, che io non ho mai potuto tollerare. Invece a livello di intersuola stiamo sempre parlando del power run, anche se è cambiato, qual è la tua opinione? Sì, è un power run un pochino più morbido e anche un pochino più reattivo. Sinceramente io sono in dubbio se è più reattivo perché è più reattivo il materiale o perché ce n'è comunque un po' di più. La scarpa contiene una soletta in Power Run Plus, cosa ne dici? Diciamo che l'intersuola è anche fatta da quella soletta. Io aggiungerei la soletta all'intersuola perché quel Power Run Plus che c'è dentro dona molta più, cioè, morbidezza e reattività. Rende la scarpa nettamente più comoda, poi conta che è il primo punto di appoggio e quindi ritorna delle ottime sensazioni. Per chi volesse mettere dei plantari, che cosa ne pensi? In questo caso direi assolutamente no, nel senso è così bella questa soletta che credo che sia una delle solette migliori che abbiamo visto in un paio di scarpe, quindi è davvero un peccato toglierla. Invece a livello di stabilità, come l'hai vista e cosa ne pensi? Allora, la scarpa, come ben saprete siamo andati all'evento Saucony, quindi ci hanno spiegato un pochino. Sicuramente la scarpa ha una pianta molto larga, è una scarpa che dà molta sensibilità al piede e io l'ho trovata molto stabile, sicuramente precisa, tipo anche nelle curve non ho sentito il piede andare via, in generale non cede così tanto. Per quello che riguarda il battistrada, non so se ci hai corso durante le giornate di pioggia, ma cosa ne pensi? Sto pensando se aveva piovuto, forse quando aveva piovuto, aveva piovuto il giorno prima dell'evento, ho detto cavolo, se le voncio oggi prima di andare all'evento, domani non le uso, quindi non le avevo usate. Anche qua ci hanno spiegato che ci sono i punti bianchi che sono un attimino più morbidi e fanno più grip quando c'è tipo bagnato, e la parte rossa che invece è la gomma vulcanizzata che invece la rende più precisa sul brecciolino e asfalto. Rispetto alle Kinvara 13, che ci sono piaciute molto, cosa ne dici delle Ride 15? Questa qua è la via di mezzo tra Kinvara e la Triumph. Questa qua è sicuramente una Kinvara molto più cicciotta. Pesa di più, è più ammortizzata, ma l'idea di corsa è praticamente la stessa, identica. Tant'è che è una scarpa da usare quando sei un po' più brillante, perché senti il terreno e la spingi come vuoi, diciamo. Andrea, quali sono secondo te i pregi e i difetti di questa scarpa?
No, sto pensando se partire dai pregi o dai difetti, ma direi di partire dai pregi. Sicuramente è una scarpa un po' vecchio stampo, dà un buon feeling al piede, quindi se sono capace di correre mi dà delle belle sensazioni. Se non sono capace di correre, secondo me mi insegna a correre. In generale credo che poi sia una scarpa all around, e quindi se me la dovessi portare in vacanza, non dura fino ad agosto, ma sarebbe una scarpa che mi porterei via in vacanza. Fare dei lavori al fartlek, lenti e compagnia bella va benissimo e si usa bene, quindi assolutamente un pregio. Difetto, se devo dirti proprio, non mi fa impazzire la zona qua della linguetta, del collo, che tante volte la devo sistemare quando l'allaccio, forse perché io comunque allaccio le scarpe molto strette e quindi vabbè, mi dà un po' di problemi, cioè problemi, un po' di fastidio, non mi ha mai creato vesciche o altro. In effetti ti capisco benissimo, so che per i tuoi gusti preferisci una scarpa un po' più pesante, più protettiva, e in effetti dovremmo nei prossimi giorni, mesi, settimane testare anche le Triumph 20 non appena usciranno, che tra l'altro hanno sicuramente il Power Run Plus, che ci piace moltissimo. Sì, beh, sicuramente io preferisco le scarpe più ammortizzate, però capisco che ci sono tanti atleti tipo te, forse con questa qua ci sguazzeresti, anzi. Credo che sia una scarpa adatta a te. In effetti, Andrea, ultima domanda prima di chiudere la recensione: quali saranno i nostri prossimi testi con Saucony e secondo te cosa faremo? Non lo so, qualcosa stava bollendo in pentola e le aspettiamo e poi vediamo. Grazie Andrea, keep running, stay strong, almeno tu, io nei prossimi giorni riprenderò a correre. Ciao, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, io sono fedele.